sbagli, cioè a Ciro, non cambia niente, non è stato possibile. È grave, Gennaro. Uno come noi, due come noi, senza neanche un po' di tirocinio, si improvvisa l'assassino. Nannina, giustiziere. Giustiziere, sicario, non ci sta niente da fare. Dopo tutto quell'indemoniato che ogni tanto pure e poi mi resuscita davanti, Carmen, resuscita. È grave, Gennaro. È gravissimo. È gravissimo, sì, perché io non mi posso neanche più pigliare comunione. Questo nemmeno si confessa più. La offro io l'ultima soluzione, Veramente, Carmè, me la dai tu la soluzione. Soluzione. Dai, questo voglio sapere, se la luna è tramontata. No, per me sta. Che gli dico? Pronto? Sì? Sì, un attimo, glielo passo subito. Insomma, allo? È mia. Pronto? Santa Rosalia di Palermo, telefonate subito a capo, non sarà già saputo. E che dici? Nemmeno il cemento. Sì, ho capito, il saponificio va la mano. No, sapone no. Tutti e due. Morti. Fatti a pezzi. Va bene, ho capito. Quando mi dispiace. È a lui! Esubio! Un attentato terroristico fu. Una bomba presso uno stabile di proprietà della famiglia. Il saponificio malamano. E quando lo dicevi, Carmè? Nemmeno il cemento ha resistito, Due picciotti morti sul corpo, su. Ma vino quanta parole incrociate di una fudente telefonata! Venite qua! Venite qua! Perché io sono speranza in te, Carmè, guarda che vedo, Carmè, le canzoni napoletane. Una nuova compagnia. Ma non vale la pena. Devi trovare qualche cliente. Ma non ti preoccupare, non è tempo vero. Se fosse per me questa avventura andrebbe sotto sopra. Vai, ti devo dire. E allora? Che facciamo? Fatemi a sentire che io per voi adesso faccio una pazzia. Dice che i soldi li hai presi tu. E questa scemenza, Gennaro, mica pazzia. Lo faccio fuori io a sta carota. Bravo! No, io non sono bravo, io sono cattivo, no, Nannina. Sei un assassino di buon cuore. Sì, il nostro benefattore. Gennaro, guarda, io l'ammazzo. Ma uno di voi due si deve raccontare il delitto, Poi andiamo in galera. Gennaro, io sono già macchiato. Vado in galera io, non esco più. Voi invece siete censurati. E poi avete l'attenuante di vostra figlia da sempre. Fareste come un padre, come una fiera madre siciliana, insomma. Come farebbe una fiera madre siciliana? Direbbe io sono stato. Delitto d'onore fu. Ma aveva sedotto la figlia, hai capito? Hai capito, Nanni? Sì, parla troppo. Tu hai capito, Gennaro? Ora andate dietro. E io metto fuori di vedere. Sì. Appena ce l'ho attivo. Un colpo qui, io, in mezzo alla foto. Sbagliare, Uno poi uscite fuori. Io do la pistola in mano di lui. Va bene? Mi raccomando, Stai pensando, Nanni? Sto pensando che tu devi fare il fede padre siciliano. No, l'ha detto lui. No, questa donna, la fede madre siciliana. La caramella che mi piace tanto. Mamma, papà, io esco un momento. Che grida affamo? E chi sta gridando? Vada la Ubi! No. Ma torna subito! Scusate, io scendo un momento, scusate. E che fa tu? Ho capito tutto. Tu hai capito? Non ho capito niente. Come al solito, Gennaro, vieni che te lo spiego, capito? Bella, vieni. Vedi che bella, vedi. Giovane Leone, ma sei sicuro che qua mi puoi far dare la camera grande? Ma come no, certamente. Ma per tutta la settimana? Ma sì, sicuro, io sono il fratello e socio del padrone, non ti preoccupare. E guarda Beppo, che lo spogliarello è un'arte. Oh, e per fare la spogliarellista ci vuole fantasia. Sì, Ora per esempio stiamo preparando un numero che deve scioccare. Fulmini su Eva.
Ma voi guardate che cosa vanno a pensare. E Adamo chi lo fa? Chi lo fa? No, Adamo non c'è. Oh, che peccato. Ascolta, io tengo un puntolino a foglia di etere. Sì. All'improvviso dalle quinte sparano un colpo di pistola. Boom! E se ne cade l'etera. Bravo! Oh, che bellezza! Che... E dimmi una cosa, dimmi una cosa. E dove le fai le prove? In camera tua le fai? Sì. Camera mia. Ehi, porcaccio! Qui, che stai dicendo? Su. Andiamo, mio bel mecenato. Io adesso ti porto a vedere la tua stanza. Però io ti volevo dire che io poi quando vedo una spogliarellista mi fa tenerezza, capito? Perché pensa a una rosa che perde i suoi petali. Mamma, non mamma, 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 sì, ti carezza. La febbre addosso. Senti, ma tu che vuoi? Ah, fuori ci sta una signorina che vi vuole. Una signorina? Non ti ha detto come si chiama? Come no, Agatina Barbato. Come? Agatina Barbato. Agatina Barbato! Mamma mia, vedi, fai una cosa, digli che non ci sono. Sì, sì, ma sì, arrivata sì. Fino a qua questo. No, vieni qua. Digli che sono partito, No, Melina, vieni qua. Digli che sono morto. Sì, morto. Buongiorno a voi, signor Cinodore. Agatina! Agatina non ci sta più. Agatina morì. Io l'ombra sono. E tu che guardi a fare con questa bocca aperta? Vai. Ma chi pensa a tutte le cose? Agatina, ma come hai fatto a trovarmi? Come sei arrivato fino a qua? Attore famigerato sei. Oh, ecco. Lessi il nome sul manifesto. Andai a teatro. Mi informai. E sono qua. La sentisti una salve di pennacchi quando finisti di cantare? Diciamo di sì. Io te la feci fare. Ah, sei stata tu? Sì. Senti, Agatina, ma stai da molti giorni qui a Napoli? No. Ieri sera arrivai. Ieri sì. E allora gli altri giorni chi è stato? Come? Oh, niente, Agatina! Parliamo di noi! Chissà che cosa avrai pensato di me, vero, Agatina? Lui? Che il vino se face. A da volta. E l'amore odio se fa. Infatti, sei tutto! Casata è! Scema, scema! Per salvarti la vita, quindi, capisci? La vita? Sì, da sola mi misi sul treno e rifeci la strada di Garibaldi per venire da te. Aspetta un attimo, Agatina. Infatti Garibaldi l'ho capito, Ma quello della vita no. Ma cosa ti credi, Che cosa? Dalle nostre parti l'onore della femmina è sacro. Agatina, spiegati meglio che già mi sento una trombosi in testa. Che vuoi dire? Una cassata di Palermo te mandò mio zio. La cassata? Che peccato, io non l'ho ricevuta. Ah, e come fai? Ma quale comico? Io dico sul serio, Agatina! Era avvelenata! Era una bomba travestita da torta! Che cos'era, Agatina? Dimmelo! Un killer per ammazzarti ti mandò! Un picciotto si mise in viaggio per te! Che stai dicendo? Un picciotto viaggiatore, ma è mio! Sì, mamma mia, è mio! Mamma mia, mi sento male! Mamma mia, si chiedeva ma un picciotto che mi girava in testa, non lo sapevo! Mamma mia! Delinquente, sparisci! Sì, scappa, Agatina, ma dove scappo? Dove? Quelli sono come piovere, ci hanno tentacoli in tutto il mondo. Mamma mia, dove sei? Agatina, io ti amo. Che cosa? Sì, che so, hai fatto la strada di Garibaldi, il mio cuore è commosso, Agatina. Vai a telefonare subito a tuo zio e digli che ci sposiamo. Che richiamasse il piccione indietro. Luigi,
Ma allora non hai capito niente, eh? Il vino si fa, c'è. Per l'amore odio si fa. Ragazzi, è vero, è vero, è vero. Io me ne andai all'improvviso perché mi vergognavo del mio fallimento, capisci? Sì, me ne andai avvilito e disperato come un vimero che non ha né terra né cielo. Va bene, io ho capito tutto. Non mi ami. E allora vai. Vai pure. Vai e lascia che mi uccidano. E quando sarò morto. E quando sarò morto. Poi non mi ricordo mai questa battuta. E quando sarò morto, non portare i fiori del rimorso sulla mia tomba. Luigi. Vada, Luigi, che se me ne fai il bis, io comunque come lo ti apro la testa, il tassello ti faccio. Oh. Ma come faccio a farti il bis se tuo zio mi manda i piccioni e tu mi fai le pesche e Catina, te lo dico, tu sei l'unica donna, capisci? L'unica e sola donna della mia vita, Catina, vai a telefonare. Don Luigino! Mi sbaglio, noi dovevamo fare certi conticini. Ah, conti? E li facciamo domani, domani. Ma vuole domani? La figlia del padrone di casa. Non basta aspettare. Mamma mia, che esosità, che avarizia. Ma ti servono soldi? No, vai a telefonare. Ho capito, sì, c'è la signora davanti, adesso non possiamo parlare. Ecco, brava, appunto. Certo. D'altronde queste sono cose che si parlano in privato. Certo. Signorina. Anche davanti a me può parlare, sa? Io sono intima. Ma vai a telefonare. Signorina, io sono la sua promessa. Promessa? Ah, sì, la promessa. Una grande promessa dello spettacolo, una grande attrice. Ah, sì? Grazie. Vai a telefonare. E dopo, signorina. Ma lei ha capito bene chi sono io? No, non ha capito. E non ha capito la signorina. Non ha capito. Signorina, io sono la sua fidanzata. Sì, Luigino. Che conto? E allora io chi sarei? Tu me lo sei dopo. Mamma mia, non siamo a posto. Ah, vedo che siete in compagnia. Ma certo, ma dato il successo del trio, aspettavamo voi per fare un bel quartetto. Ma io non capisco. Non capite? Ma ve lo spiego il direttore qua presente, non vi preoccupate. Io che adesso sono passata perché ho lasciato la camera ieri e credo di aver dimenticato qualcosa dentro. Certamente, vi siete scordati questo bel mobile. Ma non vi preoccupate, prendete pure ciò che vi appartiene, perché io i miei conti me li sono fatti già. Sì. Mi sposa Don Silvestro e vi mando i confetti a tutte e tre. Luigi, presto, c'ho la macchina giù, scappiamo! Agatina, dove stai andando? A telefonare! Ah, bravo, vai! Attimo, no, che dici? No, che dici, Agatina? Luigi! Mamma mia, oh, questo deve essere il piccione senza ora! Ma per me, a Napoli sono! Ma se posso zio lo sa? Non lo so ancora, ma adesso Agatina va a telefonare, vero? Compare, una furia di vento mi portò qua. Vento. Rifeci la strada di Garibaldi per venire a trovare a sto vigliacco, a sto miserabile. Luigi, mio figlio! Luigi! Aspetta! Compare, è un vigliacco, un miserabile, ma ha promesso di sposare. Luigi! Aspetta! Degli occhi miei e poi che dicesti? Che deve dire una madre? Dire? La mela è fraca e me la devo mangiare per forza. E voi una gioia grande mi dà. Andiamo subito a pensare a vostro zio. Sì. Subito voi fate prendere. Saluti allo zio. Avete c'è dolce, l'avete? Mamma mia, finalmente vi posso spiegare. Ma che vuoi spiegare, vigliacco? Mamma mia, sta arrivando pure mia voce. Ma gli attimo dove ti metto? Vai nella stanza mia. Padri, piangi, sfogati, ma non uscire, capito? Non uscire, che adesso ti lo spiegherò a questi, non mi posso sposare più la figlia, se no mi uccidono. Trasporti. Dove sta? Suo
suocera, vi devo parlare. Sì, nada, no. No, adesso, adesso. No. Urgente. Che vuoi? È successa una cosa gravissima. Ma quale? Mi vogliono uccidere. Che dito? Avete capito bene? Mi vogliono uccidere! Cammina! Che ho passo sto uomo a te! Cara mia! Ma non è possibile! Siciliano! Siciliano? Sì, che ne so, un picciotto, un mafioso! Cammina, non scherzare, buffone! Cara mia, buffone! Ma voi ridete! Cara mia, io l'ho visto, conosco pure il nome! Ma mamma mia! Se voi non avete comprensione per me! Se voi e vostro marito siete gente oneste, leale, non vi dovete rendervi responsabili della mia morte. Che c'entriamo noi? Non c'entriamo. No, voi c'entrate. Ebbene, io ho dei torti verso di voi. Ma voi non dovete diventare degli assassini, avete capito? Ma fammi sentire. Ma voi se te l'ha detto Carmelo a te? Carmelo, sì. Carmelo, e quando? Prima. Disgraziato. Ah, avete visto? Quella gente cattiva. Questa è gente malvagia. Bravo. Quella tra poco sta qua. E se voi non rinuncerete alla vostra stupida difesa di vostri certi meschini interessi, donnami, quello vieni. E mi uccide con un colpo qua. Ma voi siete la detto sempre Carmela a te? Carmela. Ah, allora Giuda era un signore. Sì. Giuda era un signore. Ma poi che c'è il suo Giuda? Sì, un vigliacco, un traditore come te. Come me? È vero. Sì, è vero. Tu devi morire. Quasi io devo morire, tutti d'accordo. Tutti mio marito si fa vintarne galera. Vostro marito? E io lo portessi da lei. Ma ci chiamate pure papà. Ma non fate. Non fate un passo. Assassini. Ce l'ha saputo cosa? Guardate che ci siano delle simoni che ci guardano. Che state? Non ho capito niente. Ma che state? Che state? Voi e Carmelo avete formato una banda di assassini. Ma quando mai stavo tagliando il pane? Stavo tagliando il pane. Io lo so, voi mi volete uccidere. Ma capito? Tu lo sapevi, me l'hai detto prima che lo sapevi. Non mi avvicinate. Ma gli sapevo proprio niente. Io vi volevo semplicemente dirvi che non mi posso sposare più a vostra figlia Rosetta. Gliel'hai detto tu? E questo nuovo Carmelo c'ha cinque. No, e chi gliel'ha detto? Gliel'ha detto Carmelo. Carmelo, che è Carmelo? È venuto Giuda. Che è Giuda? È venuto, ma che stai dicendo? Ma quando va? Guarda, mi accapace. Ma che è ma come va? Carmelo! Anzi, no, fa una cosa, vai a chiamare la polizia! Sì, la chiamo la polizia! Sì, brava! Ma dopo che ti ho sparato! Ma intanto esce qualcuno che mi vuole uccidere! Sì, me l'hai detto! Guarda che c'ho una pistola nella borsetta! Tu per me... mi hai fatto perdere tutto per colpa tua! Io ho perso la mia casa! Il marito! Io ho perso tutto per colpa tua! Non lo fare! E tu che dici? Che cosa dici adesso? Che devo dire? Sposi? No, ma io ti sbaglio. Che mi sposa a fare? Ma io ti sbaglio! Mo è fatto! Ammazzano! Che ricco, Carmelo! Mandina, adesso vi ammazzano tutte e due!